attenzione, perché sicuramente ci dà un maggiore aiuto il fatto di avere una corretta informazione, per cui secondo me anche il vostro ruolo è molto importante in questo senso. Quindi i dati che noi divulghiamo sono i dati su cui noi abbiamo delle certezze dal punto di vista scientifico, perché dietro c'è un'attività di monitoraggio, c'è un'attività di analisi, c'è un'attività anche di verifica di tutti i dati genetici, perché poi siccome il lupo è una specie che ha una mobilità sul territorio che è notevole, essere certi del numero vuol dire anche fare delle analisi di tipo genetico su tutti quelli che sono i campioni che noi raccogliamo, per cui sostanzialmente il fatto che noi diciamo 5-6 branchi perché abbiamo verificato dal punto di vista scientifico che i numeri sono questi e parliamo di un numero minimo di 30-60 esemplari perché nell'arco dell'anno nell'ambito del branco la composizione varia in funzione dei nuovi nati che poi rimangono con il branco 1-2 anni e poi si disperdono, quindi per quello che diciamo un minimo di 30 o un minimo di 60, perché per quando 5-6 branchi con la variabilità annuale del numero degli esemplari nel branco, questi sono i numeri che possiamo dare. Dal punto di vista della predazione avete visto che c'è una diminuzione perché diciamo è vero che siamo ancora andiamo verso la fine della stagione, i dati sono ancora parziali, però sicuramente c'è una diminuzione, vedremo alla fine dell'anno quale sarà effettivamente il dato. Io penso che anche le misure di prevenzione che in questi anni abbiamo comunque finanziato e messo in piedi, anche il fatto che gli allevatori sicuramente si stanno attrezzando, grazie anche alla possibilità di avere i contributi, qualche risultato lo sta iniziando a produrre. Poi è chiaro che dal punto di vista dell'allevatore la presenza del lupo è sicuramente un problema, su questo penso che nessuno di noi sottovaluta questo aspetto. Cerchiamo insieme con associazioni di categoria, e sicuramente è la nostra intenzione, cerchiamo di facilitare il più possibile la convivenza tra il lupo, che è una specie protetta e diversamente non potrebbe essere, e quelle che sono le attività chiaramente che con tutta la legittimità, cioè la serenità che devono avere, devono essere esercitate sul nostro territorio, per cui noi siamo a disposizione sia delle popolazioni, sia delle associazioni di categoria, sia degli allevatori per cercare di trovare delle soluzioni insieme che possano essere utili a tutti. In questo senso contiamo molto sul progetto LIFE, perché il progetto LIFE Wolf House, in cui si accennava prima, prevede una disponibilità di circa 480.000 euro su 5 anni per tutta una serie di azioni che vanno dal monitoraggio in maniera ancora più precisa della popolazione, ma anche su tutta una parte che riguarda proprio la diminuzione dei conflitti tra l'uomo e il lupo, per cui c'è tutta anche una parte che è sulla formazione, per esempio sull'individuazione degli strumenti più idonei per la prevenzione, ma anche sulla formazione per utilizzarla al meglio, per cui anche per esempio la tipologia di cani pastori da mettere, da prendere, piuttosto che come montare le reti di protezione, tutta una serie di accorgimenti che necessitano di il più possibile di una corretta informazione e formazione. E poi l'altra cosa che sicuramente su cui noi vogliamo ulteriormente puntare anche nell'ambito del progetto, cioè la possibilità di avere finanziamenti, è proprio quella di migliorare il più possibile, fare il più possibile azione di informazione nei confronti della popolazione, ma anche dei vari soggetti, categorie di soggetti che possono essere interessati all'argomento. Direi che in sintesi.